30 maggio, giornata mondiale della sclerosi multipla. I monumenti delle città italiane si sono illuminati di rosso. In questa occasione AISM ha presentato alla Camera dei Deputati, nella prestigiosa Sala della Regina, i dati del barometro della sclerosi multipla e patologie correlate 2022, l'annuale fotografia della realtà della sclerosi multipla in Italia e dei livelli di cura e inclusione delle 133.000 persone che convivono in Italia con questa patologia cronica e con patologie correlate. I dati del barometro sono stati accompagnati dal lancio dell'agenda della sclerosi multipla e patologie correlate 2025, roadmap di proposte concrete per il movimento della sclerosi multipla, le istituzioni e la società, per migliorare i servizi di cura e l'inclusione, per la ricerca scientifica in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le priorità del PNRR. Il convegno è stato anche l'occasione per firmare e condividere il decalogo della Carta dei diritti di AISM, a cui hanno aderito già oltre 60.000 persone. È sicuramente una grande emozione essere in una sede istituzionale, perché alle istituzioni, a tutta la comunità, a tutta la cittadinanza, ci rivolgiamo da quest'aula, ci rivolgiamo chiedendo che tutti facciano propria non solo la Carta dei diritti, che sono diritti sicuramente universali, ma soprattutto l'agenda della sclerosi multipla 2025, perché insieme, ognuno facendo la propria parte, possiamo dare quelle risposte che sono fondamentali per la sclerosi multipla e per le malattie correlate. Il barometro del 2022 è uno strumento fondamentale per l'interlocuzione con le istituzioni, per l'interlocuzione con tutti coloro che devono valutare, monitorare e decidere che cosa deve essere fatto per la sclerosi multipla e per le malattie correlate. È uno strumento fondamentale perché parla di numeri, i numeri non lasciano alibi e impongono di trovare delle soluzioni. Sicuramente la rete dei centri è fondamentale perché sono il riferimento, i centri di sclerosi multipla del nostro Servizio Sanitario Nazionale per tutte le persone e devono essere ufficialmente riconosciuti, si parla tecnicamente di DM70, ma riconosciuti come rete della sclerosi multipla. Nella rete vanno anche inclusi i servizi del territorio, vanno date risorse e vanno date risposte specifiche. Non dimentichiamoci il diritto alla cura, quindi i farmaci innovativi, i farmaci sintomatici, e questo il barometro lo sottolinea bene, così come una delle richieste pressanti è di avere un servizio psicologico adeguato dalla diagnosi fino a tutti i momenti di crisi e soprattutto anche riabilitazione adeguata e fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Richieste importanti quelle del barometro anche dal punto di vista sociale, perché il Covid ha creato una situazione sicuramente difficile, ma era già preesistente una inclusione non sufficiente, parlo ad esempio del mondo del lavoro, che è la prima richiesta dei giovani con sclerosi multipla, parlo della discriminazione, anche la discriminazione multipla per le donne con sclerosi multipla, che sono 2/3 delle persone colpite dalla malattia, ma anche la discriminazione e l'inclusione delle famiglie. Non dimentichiamoci che famiglie e caregiver sono un elemento importante della rete assistenziale, lo sappiamo, anche in Italia soprattutto, e quindi a loro vanno date le risposte adeguate, risposte che devono affiancarsi a un'adeguata informazione. È vero che un italiano su 2 conosce direttamente una persona con sclerosi multipla, è vero che le persone che conoscono approfonditamente la malattia sono 1/4 degli italiani, ma è anche vero, e questo è importante che le istituzioni lo sappiano, che il mondo della sclerosi multipla non è solo le 133.000 persone che hanno la malattia, sono i loro familiari, gli amici, i colleghi di lavoro, e questo vuol dire 1 milione di persone che dicono: a me riguarda, a me interessa che si trovino delle soluzioni per la sclerosi multipla, perché ci sia oggi e non solo domani, attraverso la ricerca, un mondo libero dalla sclerosi multipla. Ricerca che ha dei numeri importanti, perché abbiamo, nonostante il periodo Covid, continuato un percorso di ricerca fondamentale,
che ci porta vicini a comprendere la malattia, a rallentare la progressione, e stiamo lavorando per la ricostruzione del danno, e questo attraverso ricerche che sono fondamentali. Non dimentichiamoci che l'Italia è ai primi posti nel mondo non solo per finanziamenti, ma per qualità della ricerca scientifica. Questo grazie a una generazione di ricercatori che in questi 40 anni hanno potuto lavorare grazie ai nostri finanziamenti, grazie al nostro indirizzo e promozione della ricerca, che ha cambiato la realtà di questa malattia non solo per l'Italia ma anche per il mondo. Oggi siamo in questo scenario bellissimo della Sala della Regina per celebrare la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Come presidente di questa associazione, rappresentante delle oltre 133.000 persone con sclerosi multipla, mi sento veramente onorato e orgoglioso di presentare la nuova agenda 2025, il nuovo barometro e la Carta dei diritti rivisitata, perché abbiamo valutato che con lo scenario che cambia e la pandemia i diritti dovevano essere ridiscussi, non cambiati, perché i diritti sono atemporali. Abbiamo però, grazie a una raccolta di dati da parte delle persone con sclerosi multipla, aggiunto 3 nuovi diritti. Abbiamo così fatto un decalogo. I nuovi diritti sono, li leggo perché sono emozionatissimo: educazione e formazione, semplificazione e innovazione. E con questo la Carta dei diritti si è arricchita. Quindi buona giornata mondiale a tutti. Una giornata molto importante quella di oggi, in cui, ricorrendo la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, nella Camera dei Deputati, presso la Sala della Regina, in contemporanea presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, andiamo a presentare la nuova agenda della Sclerosi Multipla 2025. Un'agenda molto concreta, fatta di priorità, d'azioni, di linee di missione, che dialogano naturalmente con i grandi piani trasformativi che stiamo vivendo nel nostro Paese. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il PNRR, ma anche i programmi specifici in materia di salute, di inclusione, di disabilità, di ricerca. Un'agenda che è sostenuta fortemente dai diritti, di una rinnovata, potenziata Carta dei diritti, che arriva ad essere un vero e proprio decalogo, di cui attingere come ispirazione, come orizzonte in cui andare a radicare la forza, la proposta di ogni singola azione, e anche da un barometro, è giunto alla 7ª edizione, il barometro della sclerosi multipla, che ci restituisce una fotografia su un asse di 5 anni più 2 di pandemia delle conquiste che abbiamo realizzato in questo lungo percorso di impegno del movimento, ma anche delle sfide ancora aperte e su cui appunto dovremo andare a confrontarci con l'agenda del 2025. Una giornata molto importante, oggi siamo qua per presentare la Carta dei diritti e l'agenda 2025 delle persone con SM, delle persone con sclerosi multipla e della sclerosi multipla. Un'agenda che non è solo dell'associazione, ma un'agenda che è di tutti i portatori di interesse, di tutte le persone che con noi potranno realizzare questa agenda per dare risposte alle persone con sclerosi multipla. Dobbiamo velocizzare la ricerca, dobbiamo tradurla in trattamenti per le persone con SM, soprattutto la priorità sono le forme progressive di malattia, quelle che oggi non hanno ancora trattamento, e il trattamento per i sintomi delle persone affinché abbiano una qualità della vita buona, eccellente direi, perché è una malattia di tutta una vita. Il Covid ci ha insegnato che questo si può fare, la ricerca ci ha dato un vaccino in 12 mesi, quando ci vogliono normalmente 10 anni. Qual è il segreto? Cosa possiamo imparare? Dobbiamo continuare a finanziare la ricerca di eccellenza, perché il Covid ha potuto contare su una ricerca di eccellenza in campo dell'immunologia senza precedenti, che è stata portata avanti per qualsiasi malattia. E quando è stato il momento dell'emergenza, questa eccellenza era sullo scaffale, si poteva utilizzare. Ma ci ha insegnato una cosa più importante, che questa va messa a sistema, ed è stato possibile perché tutti i portatori di interesse in quel momento erano concentrati sulla stessa missione. Allora, questa capacità di lavorare in rete, questa capacità di lavorare tutti per la stessa missione, per la stessa agenda, in questo caso per l'agenda che presentiamo oggi, è garanzia di velocità della ricerca e è garanzia di poter tradurre la ricerca in trattamenti per le persone con SM. Quindi mettiamola a sistema, e di questo sistema fare ricerca con la persona con SM è la prima
garanzia di velocizzarla, catturare la sua esperienza e consegnarla a tutti gli stakeholder perché la rendano scientificamente misurabile e quindi integrabile è il segreto di poter velocizzare la ricerca e di poter avere un impatto sulle cose che contano di più per le persone con SM. La ricerca è concentrata sullo sviluppo di terapie per le forme progressive e le persone con SM e i ricercatori che hanno scritto le priorità di questa agenda che presentiamo oggi non a caso mettono questa ricerca con più alta priorità. Perché? Perché oggi non esistono trattamenti e cure sufficienti per questa forma di malattia. Un'iniziativa internazionale che proprio lavora orientata a una missione alla stessa agenda, la Progressive MS Alliance, di cui l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla è una tra le associazioni mondiali promotrice di questa iniziativa, è proprio impegnata con tutti gli attori del sistema a velocizzare lo sviluppo di terapia per le forme progressive, che sarà la grossa sfida di questa agenda 2025, la grossa sfida per dare risposta alle persone con SM. È emozionante essere qui oggi, il contesto è architettonicamente emozionante e chiaramente siamo in un luogo istituzionale. Non è un punto di arrivo, è assolutamente un punto di partenza. Oggi inizia un nuovo ciclo, prendiamo in eredità tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, che continueremo a fare. Quello che abbiamo fatto fino ad ora ci serva da lezione per capire quanto abbiamo realizzato, ma quanto è ancora lunga la strada da percorrere. Io in particolare mi concentrerò sull'aspetto della totale inclusione, che sia lavorativa, sociale, con un accenno ovviamente alle barriere, che non sono soltanto quelle fisiche, ma ovviamente anche quelle sociali, quelle culturali. Pensiamo alle difficoltà che una persona con SM può incontrare nell'ambito lavorativo, formativo, i percorsi educativi. E in più un focus ovviamente su una questione atavica, ovvero delle donne con sclerosi multipla, che oltre all'antico problema della discriminazione di genere si trovano costrette a subire un probabilissimo rischio di ricevere anche discriminazione in quanto donne disabili, quindi si parlerà molto di discriminazione multipla. Grazie. Oggi siamo qui per la giornata mondiale della sclerosi multipla e ne approfitteremo per parlare di quanto è stato fatto in questi anni a favore della ricerca e a favore del personale sanitario e delle associazioni del terzo settore che ci hanno dato una mano importantissima per reggere all'urto di questa pandemia. Se ci siamo riusciti è soprattutto grazie alla resilienza del nostro personale sanitario, ma non dobbiamo farci trovare impreparati per il futuro. Quindi è fondamentale costruire quella rete anche di assistenza territoriale che per i malati cronici come per i malati di sclerosi multipla è fondamentale.